Satispay usato in chiesa per ricevere le offerte. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni, vi do il benvenuto in questa nuova settimana. Sì, oggi ve lo do io. Ragazzi, oggi parlo di notizia veramente, veramente complicata. Mettetevi comodi, cioè complicata, simpatica, però anche un po' complicata. Mettetevi comodi, so che è lunedì mattina, calma e sangue freddo, partiamo. A Torino, più precisamente nella chiesa di Santa Giulia, lo dico per gli amici in zona di Torino perché magari possono andare, il parroco Don Gianluca Attanasio ha detto: vabbè, ma sai che c'è? Visto che i giovani danno meno offerte e sono sempre attaccati a quelle cose lì dell'internet, agli smartphone, bene, mettiamo un cartello all'ingresso con il QR code di Satispay per poter lasciare le offerte e le donazioni con lo smartphone. Ora, ragioniamoci un attimo. Dal punto di vista economico sappiamo che Satispay non costa nulla sotto le transazioni sotto i 10 euro, per cui la privacy è garantita, viene registrato solo il nome, non il cognome, e quindi dal punto di vista tecnico e anche economico vincono assolutamente tutti. Dal punto di vista poi, diciamo così, gestionale, c'è un QR code all'ingresso, per cui chi vuole lasciare la propria donazione in contanti, in cash, può farlo comunque, cioè si passa comunque a ritirare le offerte. Chi lo vuole fare in maniera anche un po' più privacy, anche un po' più, diciamo così, nascosta, lo può fare con lo smartphone. Veniamo però dal punto di vista comunicativo. Chiaramente ad oggi non sappiamo quanto questa funzionalità, mi viene sempre a parlare come se fossimo un e-commerce, ma la funzionalità abbia attratto dal punto di vista della conversione. Però è chiaro che dal punto di vista comunicativo è una bomba, cioè su tutti i giornali, anche diciamo immagino le persone diciamo nei dintorni della zona Vanchiglia, questa zona di Torino, siano andati a vedere. Io ci andrei a vedere come funziona, io andrei a sbirciare, lo so che lo fareste anche voi. Ecco, quindi da questo punto di vista sempre di più. E poi, secondo me, anche dal punto di vista dei giovani, ora non credo che risolva il problema del cattolicesimo Satispay, che tra l'altro è stata fondata nel 2013 da tre giovani di Cuneo, sempre lì della zona, sempre in Piemonte parliamo, ma è chiaro che questo svecchiaggio, se si può così dire, questa notiziabilità sicuramente ti porta della visibilità. Chiaro, usciamo dallo scherzo, non credo che risolva i problemi del mondo, ma comunque è un'iniziativa che volevo citarvi, un po' per cominciare la settimana con un sorriso, magari qualche collega alla macchietta del caffè questa news la devi raccontare assolutamente, e un po' perché ci dà un po' l'evoluzione di oggi, di come tutti i mondi ci sembrano lontani, che bisogna fare gli algoritmi, le cose particolari, che invece le soluzioni più smart, come direbbe Steve Jobs, più semplici, più furbe, più intelligenti e quindi più di casa nostra, sono quelle che funzionano di più, sia dal punto di vista della notiziabilità, sia dal punto di vista della facilità di utilizzo. Questo a tenere in conto anche per noi professionisti imprenditori che ogni tanto vogliamo inventarci qualche cosa di nuovo. E con questa bom 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 partenza abbiamo saltato anche il commento delle elezioni nazionali. Hai visto che furbo Mario Moroni? Magari ne parliamo con calmissima durante la settimana. Intanto pensate alla chiesa, pensate a Satispay. Buona settimana guerrieri, ci sentiamo domani. Questo è il Caffettino Podcast e io sono Mario Moroni. Anche dopo le elezioni di ieri. Sì, anche dopo le elezioni di ieri.